Buongiorno a tutti voi cari amici telespettatori, oggi è mercoledì 29 giugno e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa di Molise TV, leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto lo stop ai ricoveri al Cardarelli, sale la preoccupazione dei consiglieri regionali di minoranza, cui Frattura replica con una conferenza stampa presenziata dai vertici ASREM in cui spiega è un provvedimento assolutamente ordinario. E poi il Consiglio regionale che è tornato a riunirsi, discusso e approvato il rendiconto finanziario 2015, intanto mobilitazione a tutela dei migranti davanti alla Prefettura di Campobasso. Nel taglio basso un importante incontro formativo per la divulgazione della sana alimentazione che fa riferimento al campus estivo 2016 organizzato dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano, sempre a Campobasso. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. Anche in questo caso a centropagina parliamo di sanità, interventi d'estate, stop di routine. Dal 1996 la sospensione delle operazioni nel periodo di ferie non accade solo in Molise. Ieri la conferenza stampa del dirigente ASREM Sosto, del direttore sanitario del Cardarelli Di Marzio e di Frattura. Sosto, basito da alcune dichiarazioni, Di Marzio garantita l'urgenza, Frattura abbassare i toni, modis premia il Molise. Nel taglio alto Legione Carabinieri no alla chiusura, l'interrogazione del senatore Mauro. Il senatore Mauro ha presentato un'interrogazione per salvare il comando regionale dei Carabinieri che dal 1 settembre dovrebbe essere accorpato con l'Abruzzo. E scuole sicure a Campobasso, l'ordine dei geologi mancano relazioni. Dopo il dibattito in consiglio comunale sollevato dal Movimento 5 Stelle arriva la nota ufficiale dell'ordine geologi del Molise sui due edifici scolastici in costruzione. Ancora sanità, Agnone, niente TAC, al Caracciolo manca il personale, un'emergenza che genera qualche problema. Termoli, demanio marittimo, prepariamoci a tutto in attesa del pronunciamento della Corte. E Pozzilli, arrivano i migranti ma il sindaco non sa nulla, Stefania Passarelli va su tutte le furie. Nel taglio basso, potenziati i controlli sul litorale, le forze dell'ordine blindano l'estate dei vacanzieri. Passiamo adesso allo sport, Serie D, Campobasso, grande attesa per le novità, mercato, idea cardinale, ancora Serie D, il presidente Marco Vecchio, Agnone, serve unione di intenti. Andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. Anche in questo caso al centro pagina parliamo di sanità, sanità appunto nel caos, leggiamo i vertici dell'azienda di Via Petrella pronti a sbattere la porta. Lo sfogo durante una riunione con i sindacati, decisi già i sostituti dei dirigenti Bruno Riccardi e Giuseppina Arcaro. Intanto sul blocco dei ricoveri ordinari a Tappino il commissario Frattura e il manager calabrese invitano a non fare allarmismi. E poi l'editoriale a cura di Luca Colella, personale in ferie e reparti chiusi e il dirigente Sosto se la prende con i cronisti. Ancora sanità, Dagnone, l'odissea di un 48enne colpito da ictus rischia di morire perché al Caracciolo non c'è il radiologo. E poi la denuncia del forum, stabilità sismica del Cardarelli, il direttore generale nega gli atti a Italo Testa. Nel taglio alto nessuno vuole il termolijet, il catamarano resta ancorato al palo. Va deserta l'asta di vendita della regione e Campobasso, disattivati i PC dei precari, centro per l'impiego in tilt, interruzione di pubblico servizio. Nel taglio basso, Palazzo San Giorgio, nuove scuole, anche l'ordine dei geologi striglia il comune. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Vasto. La moglie lo lascia, lui distrugge a martellate l'auto della donna, il caso finisce in procura. Vediamo adesso le notizie sportive, Serie D, Campobasso, per la difesa si pensa all'esperto cardinale, ha debuttato in A col Perugia. Civitelle, Agnone, il nuovo sindaco prova ad accelerare i tempi per il restyling, pallacanestro, il globo, si complica la pista a San Filippo, la società pronta a virare su Pasini. Continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno.
Scusate, la Gazzetta del Molise, in prima pagina della Gazzetta del Molise, leggiamo no agli allarmismi, nessun blocco degli ospedali. Il presidente della Giunta Frattura ha tranquillizzato i cittadini in attesa del piano operativo sanitario. L'Oscar del giorno è stato assegnato a Pasquale Guarracino, mentre il tapiro a Pietro Maio. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2, le proroghe come le ciliegie, una tira l'altra. Il caso limite del servizio di tesoreria e cassa regionale e per l'esecuzione di ogni altro servizio bancario anche all'estero richiesto dall'amministrazione regionale a Banco Popolare di Campobasso. Alla regione Molise ne fanno uso e anche abuso. Nel taglio basso Modis ci premia come regione. Il presidente della giunta Paolo Frattura sottolinea la positività del rating molisano. A pagina 3 la sanità no agli allarmismi, nessun blocco negli ospedali. Conferenza stampa del presidente Frattura, del direttore ASREM Sosto, di quello sanitario del Cardarelli di Marzio e del direttore generale De Innocenzo. E ancora Petraroia, non è più tempo di chiacchiere. Il segretario della WILTUX, Pasquale Guarracino, pone l'accento sulla necessità di cose da fare per il lavoro. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto, la crisi non ha fermato le donne. In Italia 35.000 imprese femminili in più tra il 2010 e il 2015. E poi Campobasso ha approvato il bilancio consuntivo 2015 ed Economia, agenzia di rating Moody's Molise in ripresa. Comuni Ricicloni 2016, Cerce Maggiore in pool, tutto il Molise diverrà una regione virtuosa a rifiuti zero in pochi anni. E ancora una notizia proveniente dalla regione Lazio, dalle tasse alle anticipazioni di cassa. Diversa la materia, identiche le bugie. E ancora Sant'Agostino, addio ai serbatoi e alle bombole di gas, arriva la condotta. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali e vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola con Istanbul, terrore in aeroporto, kamikaze e spari tra la folla. In tre si fanno esplodere, almeno 32 morti e oltre 100 feriti, chiuso lo scalo. E poi il Parlamento dell'Unione Europea attacca, Inghilterra fuori subito, il Labour sfiducia Corbyn. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del Fatto Quotidiano. In risalto il fedelissimo di Renzi conferma, ci chiesero di fermare Descalzi, Andrea Bacci sentito come test dai PM di Siracusa, il conto della Brexit meno 0,5% del PIL europeo in 3 anni, la stima di Draghi ai leader. Nel taglio alto Istanbul, kamikaze all'aeroporto, almeno 10 morti e 60 feriti, esplosioni e raffiche di mitra ai controlli di sicurezza. Vediamo adesso insieme le notizie di Libero. Brexit fa bene al portafogli, la vera paura dei burocratici dell'Unione è che per Londra l'uscita si riveli un toccasana e inneschi un effetto a catena. Per questo l'Europarlamento prende tempo e la Germania sabota il supervertice. Arrivano i tagliandini per aderire alla campagna di Libero per il referendum anti-Unione Europea, esperti smentiti, nessuna catastrofe. E poi Draghi finalmente si sfoga, i politici sono in competenti e il Papa ora non ne può più, l'Europa non sta in piedi. Nel taglio basso, attentato all'aeroporto di Istanbul, esplosioni e spari, è una strage, non è la RAI, è una seduta spiritica, e nuovi palinsesti, pieno revival anni 80. Continuiamo adesso con le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno, in risalto la cronaca internazionale, si parla quindi dell'attentato di Istanbul, leggiamo Turchia, terrore nella notte, spari ed esplosioni all'aeroporto di Istanbul, quasi 50 morti, il racconto di un nostro collega nella metropoli insanguinata e sprechi alle sud-est, sequestrati beni per oltre 16 milioni. Nel taglio alto Bari, i richiedenti asilo occupano
occupano le strade Xylella, salvo il Lecino, la scienza lo conferma. Nel taglio basso, azzurri di Ventura, Bari il debutto, al San Nicola il 1 settembre l'amichevole con la Francia e ancora Ilva nasce la cordata italiana con la Cassa Depositi e Prestiti. Passiamo adesso alle notizie di avvenire. In risalto l'Europa fretta, gelo con gli inglesi e Renzi studia zone franche all'Expo e a Bagnoli. E poi Istanbul spari all'aeroporto, almeno 10 morti, attacco kamikaze, esplosioni e colpi sulla folla. E ancora Ratzinger da 65 anni a servizio della Chiesa, anniversario di sacerdozio, l'abbraccio di Francesco a Benedetto XVI. Continuiamo adesso il nostro appuntamento con lo sport e vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport. In risalto Napoli, Higuaín rompe, il fratello manager attacca, Gonzalo non rinnova, manca il grande progetto, ma De Laurentiis non molla. Si infiamma il mercato, colpi di scena a ripetizione. Poi Montella è il nuovo allenatore del Milan. L'annuncio dopo il sì di Berlusconi che si prepara a cedere ai cinesi. E ancora è Conte, il più grande d'Europa, parla il tecnico del Bayern, nessun CT è come Antonio. Nel taglio basso De Rossi è fuori con la Germania, c'è Parolo, regista. Ancora sport, vediamo insieme la prima pagina della Gazzetta Sportiva e anche in questo caso in risalto Conte, the Italian One. È lui il miglior allenatore del mondo in questo momento, viaggio nei segreti del contismo attraverso le sue parole chiave. Nel taglio alto Milan, ecco Montella ed Inter, ecco 242 milioni. E poi schiaffo al Napoli, niente acquisti, Higuaín non rinnova, Juve c'è Dani Alves qui per vincere la Champions. E con questo è veramente tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Molise TV, io vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata, arrivederci. Il meteo è offerto da... Signora, dico a lei. Ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per mercoledì 29 giugno. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, nello specifico sui litorali, sub-Appennino e sull'Appennino. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature minime stabili con estremi di 19 gradi, massime in aumento con punte di 30. Ma vediamole nel dettaglio. Campo basso, minima 15, massima 28 gradi. Isernia, minima 16, massima 26 gradi, Termoli, temperature comprese tra i 22 e i 25 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Ha consegna, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.